Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Fondamentale sfida in scena al Palapentassuglia, la Epicasa ospita il Banco di Sardegna nel primo match di regular season. Sono fin troppo vive le ultime immagini della Dinamo sulle assi del parquet brindisino quando Cooley, Pierre e Thomas mettevano fine alla stagione della New Basket. Ben altra situazione oggi con la squadra di coach Vitucci accorciata dalle assenze ed in debito di energie dopo le fatiche di Saragozza. In quintetto parte Gaspardo in sostituzione di Martin, Brindisi inizia con ritmi alti. Nel primo quarto il punteggio è ravvicinato, come da copione, Sassari cerca di attaccare il pitturato mentre Brindisi difende forte per ripartire in contropiede. La squadra di coach Pozzecco cerca con grande pazienza l'accoppiamento più favorevole e mette pressione sulla difesa di coach Vitucci. Thompson approccia benissimo la partita, il numero 15, è l'unico in doppia cifra oltre a Banks e nel primo quarto segna 6 dei suoi 15 punti. Con un ottimo 6 su 9 dal campo, con 6 assist e 4 recuperi, Darius ha gestito molto bene il proprio ritmo e quello dei compagni. Sassari però sbaglia pochissimo in attacco e concede anche meno in difesa. La varietà di soluzioni a disposizione del quintetto ospite è innegabile ed i ragazzi di coach Pozzecco giocano con grande abnegazione. Brindisi soffre la differenza al rimbalzo già marcata a fine primo quarto, 15-3 per gli ospiti e 46-31 alla fine. Rimane orgogliosamente attaccata alla partita ma nonostante ottimi parziali non riesce a prendere l'inerzia della sfida. Riesce a rispondere anche alla spallata del terzo quarto con la quale Sassari raggiunge il massimo vantaggio, più 11. Brindisi a quel punto rientra con un 14-3 e arriva alla fine punto a punto. Sassari è stata una vera schiacciasassi e Brindisi non ha assolutamente sfigurato nonostante le difficoltà premesse. Ma il banco ha meritato il sorpasso in classifica a quota 16 punti, volando con l'Olimpia all'inseguimento della Virtus Bologna. Proprio la prima sconfitta stagionale dell'armata di coach Djordjevic ad opera della Vanoli Cremona interessa da vicino la Epicasa, che si ritrova ora a condividere la terza posizione con Fortitudo e Germani Brescia, oltre alla squadra di Meo Sacchetti. Dopo la fondamentale sfida di Coppa in casa, Brindisi aprirà la settimana della lunga trasferta bolognese dove affronterà la capolista Virtus prima e la Fortitudo poi, intervallate dalla trasferta di Bonn. E a giudicare dalle facce dei giocatori a fine partita, la squadra sembra pronta a dichiarare battaglia. Il campo aperto, va nell'angolo Banks, grande finta, spisso al bar, Adrian Banks, il primo canestro da papà. Evans contro Gaspardo, palla deviata e recuperata da un ottimo Darius Thompson e Stone per il 10 pari. Spisu con 8 secondi per tirare fuori, bilan frontale, croato alla tripla, infaretra e la segna. Ecco il blocco, 2 contro 2, Vitali va in fondo, Icardi fa un buon lavoro, vola via John Brown, non serve però l'intervento di McLean. Un sereno non fischio con tanto una grande azione con il tocco di Icardi che manda a schiacciare Tyler Stone. In questo caso recupero di Gerrels, ottima difesa di Sassari e gran tripla. Specialità della casa di Mitch Vitali, che ha i centimetri per difendere come, vediamo però Pierre, finta contro finta, va sulla spalla sinistra e segna. Fucilata di Canti, grande tripla costruita dall'Epicasa e dal Thompson. Il mancino contro Gaspardo che teme il tiro da fuori, scarico, Ivas da 2 punti. È comunque un gran canestro. Gaspardo dentro agli Annunzi che sposta con un bel movimento da 5 vero McLean, semi gancio e meno 1. Ecco che parte contro Zanelli che mette lì la mano, ma Gerrels la tripla se la prende e la manca a bersaglio sullo scadere dei 24 e del terzo quarto, che vuole il pick and roll
arresto e tiro di Gerrel, 6 più 11, è cosa fatta per Sassari. Non ho altre spiegazioni, 7 secondi, 6, e ora i Kanji da 3, fondamentale! Iris Kanji per la tripla del meno 2. Bex da 8 e mezzo! 10 a 0 e Picasa, sorpasso! Ma arriva la stoppata di Thompson, poi Gerrels per Spissu, da 3, dall'angolo, 77 a 74 Sassari. Rimessa di Zanelli, passano i secondi e alla fine c'è il recupero di Bilan e corre il campo Pierre, inseguito da Brown che non spende il fallo. È stilisticamente eccepibile, ma posso dire una delle partite più sfigate della stagione, coach? Partita molto dura, molto un po' sfortunata, sicuramente non abbiamo raccolto un risultato che insomma è stato sempre molto in bilico per praticamente tutta la partita, anche quando l'hanno strappato li abbiamo recuperati con grande fatica, poi piccole cose nell'ultimo alla fine hanno fatto la differenza purtroppo a favore loro, bisogna accettare in qualche maniera il verdetto del campo e uscirne comunque a testa alta e pazienza. Che voto dai al coraggio dei tuoi? Ma sono stati bravi perché è difficile, abbiamo avuto tanti scompensi, tante difficoltà anche per preparare la partita perché eravamo veramente ai minimi termini, ieri in campo eravamo in 8, quindi insomma è difficile preparare contro una squadra così. Però non è importante aver giocato con l'orgoglio e con l'atteggiamento giusto e sapendo che prima o poi il risultato ritornerà favorevole a noi se ci mettiamo sempre questo atteggiamento qua e magari limiamo qualche errore che ovviamente c'è stato. Tornate in campo per la Champions League con Klaipeda e poi una serie di partite terribili fino alla fine dell'anno. In quali condizioni? Con il possibile ritorno sul mercato? Sì, il club sta valutando chiaramente a fronte di una situazione anche che si prospetta purtroppo nel lungo periodo con Calvin Martin di tornare sul mercato per supportare la squadra che ovviamente ne ha bisogno a fronte di tutti questi impegni che ci aspettano, che sono anche fisicamente faticosi perché in Coppa il modo di giocare oggi abbiamo visto una squadra di là con grande importante tonnellaggio sotto canestro e non solo sotto canestro anche sul perimetro e quindi lo sforzo fisico è enorme e il club sta facendo il possibile per andare ad aiutare questa squadra perché innanzitutto se lo merita e sarebbe un peccato sciupare quello di buono che siamo riusciti fino adesso a mettere da parte. Sei stato elegante e diplomatico in conferenza stampa, però una riflessione sull'arbitraggio in senso lato da Saragozza a Brindisi stasera. La continuazione, è stata una continuazione, tanto credo che gli arbitri di Saragozza siano stati anche sospesi, per dire, quindi dopo la nostra partita. Purtroppo non lo so, è difficile per me commentare una partita così perché il mio commento sarebbe molto, molto duro, però alla fine così è. Così è, anche se non vi pare. Brindisi gioca una grande pallacanestro e l'ha fatto anche stasera. È giusto anche da parte mia ricordarle le loro assenze, cioè le vostre assenze. Ma indipendentemente da questo, avete giocato una pallacanestro bella e efficace. E poi chiaramente adesso insomma è giusto che io torni e ritorni a ringraziare i miei giocatori perché mi hanno insegnato una cosa che non solo loro, anche la società, il presidente, il mio staff, Antonio Di Rosa, tutte le persone che stanno attorno, ma poi fondamentalmente mi fido ciecamente dei miei giocatori e durante la settimana
esplicitamente chiesto a loro se era vero che nella partita di Coppa fossi estremamente nervoso. Mi hanno guardato in modo molto onesto e hanno detto sì. Quindi ho fatto, come dire, mi sono sforzato ad essere invece quello che secondo me posso essere, un vero aiuto in campo per loro. E quindi è stata una lezione severa per me, perché ho passato dei giorni veramente molto brutti, perché mi sembrava di aver danneggiato, anzi mi sembrava ho danneggiato loro, ed è una cosa che non posso assolutamente, con cui non posso convivere. E oggi mi hanno dato un'altra, appunto, mi hanno fatto capire, mi hanno dato una lezione importante. Sono stati grandiosi, e quindi vincere qui non è assolutamente facile. Loro, con grande dedizione, grande spirito di sacrificio e soprattutto grande compattezza, grande gioco di squadra, sono riusciti a darmi questa soddisfazione, e a darsela, a dare a loro stessi una soddisfazione, insomma, poi quello di vivere magari un secondo posto in solitaria, che avreste meritato comunque, ripeto, anche voi, perché è stata una bellissima partita. Dobbiamo essere più o meno tutti contenti, poi chiaramente più noi che abbiamo vinto. Capisco che la sconfitta, per come è venuta, poi insomma bruci, ma ripeto, bella, bella, l'avevo anticipato, avevo detto sarebbe stata una bella partita, è stata una partita bellissima. Coach Giancarlo Gialletti, quella che si può definire partita bellissima per le emozioni, per i colpi di scena, per tutto quello che è successo, la sconfitta di Brindisi, maturata praticamente nell'ultimo minuto, quando le energie erano totalmente sparite. Sì, bellissima. Poi a un certo punto ci hanno fatto pensare all'ennesimo miracolo di questo gruppo, che sono 2 anni che si supera e va al di là di quelli che possono essere alcuni limiti oggettivi, anche momentanei, come quelli di oggi. La partita era già compromessa, diciamo, a fine metà, fine terzo quarto, inizio quarto quarto, davvero con un impeto d'orgoglio l'hanno rimessa in piedi, e sembrava che ci potesse essere, ripeto, un miracolo, però poi quando devi fare i conti con le energie fisiche, con la disponibilità limitata dei giocatori e con la capacità di una squadra come Sassari di giocare in una maniera così chirurgica, ha trovato dei canestri davvero voluti. Onestamente, al di là di tutto quello che è successo, delle recriminazioni arbitrali e tutto il resto, credo che poi alla fine, io credo che il punteggio finale non menta mai, e oggi alla fine Brindisi non ha demeritato, ma Sassi ha meritato la vittoria. Giancarlo, tanti problemi, così coach Frank Vitucci non li ha mai avuti alla vigilia della partita e durante il match. Sì, purtroppo gli scotti del doppio impegno sono tanti, ci si è messa di mezzo anche una meravigliosa paternità, cosa ci vuoi dire? Chiaramente sono cose che capitano nella vita di una squadra e di un giocatore, e chiaramente fare su giù degli Stati Uniti col doppio fuso orario non è una cosa che recuperi in 4-4-8, e alla fine anche i crampi di Banks hanno fatto il loro. All'interno di tutto questo, quello che secondo me non, a me non piace mai tirar fuori note negative, ma quello che non deve succedere è il tecnico Stone. Lui su quello deve riflettere. Hai 3 falli, siamo in difficoltà, manca Martin, siamo sotto contro una squadra che gioca essenzialmente un basket interno, sempre con palla sotto, e quindi serve gente grossa a difenderla sotto. Il quarto fallo suo, fra l'altro, c'era, perché ha fatto uno scivolamento mettendoci la spalla, quindi c'era, ma anche laddove non ci fosse stato, non devi mai prendere il quinto fallo tecnico e abbandonare il tuo gruppo in quelle situazioni. Lì è stato veramente il punto più doloroso della partita. A questo punto?
e a questo punto, come si fa sempre, si gira pagina, si ricomincia a lavorare, ci si lecca le ferite, si aspetta di recuperare tutti e niente, rimane sempre la grandissima stagione che questo gruppo sta facendo, rimane l'obiettivo che è quello della Final Eight, che credo sia abbondantemente alla portata. Poi, come sempre, nel giorno di ritorno di questi campionati abbiamo imparato che ha un sussulto, perché le squadre si rinforzano, le squadre cambiano e quindi si possono anche ribaltare dei valori, ma io credo che l'Epicasa riuscirà a fare una buona stagione fino alla fine, ripeto, entrando nelle prime 8 adesso, puntando a essere nelle prime 8 a fine stagione e goderci anche quest'anno i playoff. Con Dino Carella il bilancio di questa domenica molto amara per Brindisi, però dopo una battaglia incredibile. Sì, è stata una partita molto combattuta, diciamo che abbiamo tenuto testa fino a quasi alla fine, poi la mancanza di Martin negli equilibri della squadra si è fatta sentire, anche in difesa soprattutto, e purtroppo alla fine ha prevalso la squadra con la panchina più lunga, poi siamo stati anche falcidiati da tantissimi falli. Però diciamo la squadra non molla mai, nonostante Banks sia tornato anche da poco, ha fatto 24 punti, bene anche i Kanji, diciamo la panchina un po' ha risposto fortunatamente, però ci manca sempre quell'elemento in più, quello straniero che ci può dare qualcosa in più in campo verso la fine, perché sennò diventa difficile. Tanti problemi stasera per Frank Vitucci, intanto l'uscita anzitempo per falli di Tyler Stone, e forse poteva avere un atteggiamento diverso in occasione della decisione arbitrale. Poi fermo Luca Campogrande, quindi rotazioni ridottissime con John Brown che non sta piacendo tantissimo. Nonostante tutto, come tu dicevi, Brindisi era lì, poteva fare il miracolo. Sì, sicuramente, poi anche l'assenza di un tiratore come Campogrande ha inciso parecchio, perché anche nel playmaking, nel dare anche respiro agli altri per poter trovare soluzione dall'arco, però il fatto principale è anche John Brown, è molto evidente un suo calo in questo periodo. Per Stone sarà stato preso dall'enfasi, diciamo che sentiva la partita, magari si è sentito carico di responsabilità, presumo che il coach sappia come indottrinarlo per bene perché eviti la prossima volta queste cose. Però dai, la squadra loro è una squadra che punta allo scudetto e noi nonostante tutto non abbiamo fatto una brutta figura, vuol dire siamo stati in partita fino a quasi alla fine, però dai, siamo sempre fiduciosi, dobbiamo sempre sorridere. E adesso doppia trasferta bolognese, siete pronti? Ma giocheremo anche in Coppa prima della doppia trasferta, doppio bolognese turno, è veramente difficile. Da brividi. Sì, diciamo da brividi, specie la prima, giocheremo tutto sulla seconda chance, vedremo di fare qualcosa contro la Fortitudo, perché diciamo è una squadra meno talentuosa rispetto alla Virtus. L'ex della partita fa ripartire il contropiede della Virtus, trovato il taglio di Gamble dallo stesso Markovic. Palla rubata dal giocatore arrivato a stagione in corso dall'Olympiacos Pireo, Saunders, terzo canestro in fila. Saunders cerca poi la penetrazione, arriva dal nulla Hunter che rischia di recuperare il pallone, poi Epp si ritrova il possesso tra le mani, assist no look per il taglio sotto il ferro di Achele. Cremona che può avere l'ultimo possesso di questo primo periodo. Stojanovic per De Vico che tira con qualche secondo di anticipo, ma ha ragione lui. Teodosic vuole attaccare contro il connazionale Stojanovic, poi alza la palla per Vinsander, esce di galera nel migliore dei modi Teodosic. Da Ethan Happ, Stojanovic può condurre il contropiede, assist per il comodo layup di Wes Saunders, altri due per la Manoli. Markovic da tre, altro errore, rimbalzo di Pippo Ricci, extra possesso per la Virtus, Teodosic in campo con tre falli per chi ha bisogno. Saunders a gestire il pallone contro Markovic. Si alza Saunders e segna pure questo
15 punti per lui in uno straordinario primo tempo. La linea con la punta del piede al momento del rilascio, ciò che non cambia è che il pallone è entrato e quindi smuove il punteggio Cremona, così come lo prova a battere Gamble. Questa volta non vuole tiro ma vuole l'assist per Achele, trovato perfettamente col tracciante. Palmi, ancora il finlandese, questa volta prova in avvicinamento con decisione, trova il layup vincente. Il precedente primato di 43 punti che reggeva dal 97 ed era stato realizzato da Hanno Mottola, ex NBA, ex Fortitudo Bologna. Markovic si arresta, vede Kuonu che prova a prendersi la penetrazione, è vincente, meno 6 Virtus. Hep vuole giocare uno contro uno con Gamble, poi chiude il palleggio, trova il taglio di Saunders a centro area, eccolo il pennello di Wesley Saunders mentre esaurisce il tempo, suona la sirena. Dopo 12 giornate cade la capolista Virtus. Distante Elettrodomestici, i più grandi megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni.